a tutti e benvenuti su Cosmo Channel. Con questo terzo ed ultimo video vi mostro come configurare il nostro drone. Se vi siete persi i video precedenti, vi lascio il link in descrizione. Per prima cosa scarichiamo ed installiamo il software Betafly. Poi colleghiamo il drone al PC e clicchiamo su Connetti. Andiamo su CLI e digitiamo Version. Poi diamo un invio. Questo ci permetterà di conoscere la versione del firmware installato su Flight Controller. Il mio è il 4.0.6. Ora clicchiamo su Aggiornamento Firmware. Per prima cosa dobbiamo selezionare il modello del nostro Flight Controller, quindi Mamba F722 Legacy. Poi dobbiamo vedere qual è l'ultima versione del firmware disponibile. In questo caso c'è una nuova versione del firmware, che è la 4.1.0. La selezioniamo e clicchiamo su Carica un firmware online ed attendiamo. Una volta scaricata, clicchiamo su Flash Firmware ed attendiamo. Non vi preoccupate se appare l'avviso che il dispositivo USB non è stato riconosciuto. Basta staccare e riattaccare il cavetto USB dal drone al PC e questo lo riconoscerà. Ora clicchiamo su Connetti. Proviamo a muovere il nostro drone per testare l'accelerometro. Poi posizioniamolo su una superficie perfettamente piana e clicchiamo su Calibra accelerometro. Ora clicchiamo su Porte. Fate attenzione a non modificare i parametri sulla porta USB VCP, altrimenti il PC non riconoscerà più il nostro Flight Controller. Se non è abilitata, abilitiamo la RX seriale sulla porta UART 1. Abilitiamo sulla porta UART 3 lo Smart Audio della VTX. Ora abilitiamo il modulo GPS sulla porta UART 5 e selezioniamo 57600. Clicchiamo su Salva e riavvia. Abilitiamo la connessione automatica e diamo Connetti. Andiamo su Configurazione. Se attiva, disattiviamo la funzione che fa girare al contrario i motori. Nella scheda degli ESC selezioniamo D-Shot 300. In arma mettiamo 180 gradi. Questo ci permetterà di armare i motori anche se il drone è sotto sopra. Funzione utile per tentare di far cadere il drone se incastrato su un albero. Selezioniamo 8 kHz. Qui possiamo scrivere il nome del nostro drone, ma non è obbligatorio. Su ricevente selezioniamo il modo seriale S-Bus, Provider S-Bus. Qui attiviamo la funzione del GPS. Selezioniamo il protocollo UBI-LOX. Ora salviamo. Sensori batteria non ci interessa. Passiamo a File Save. Abilitiamo il GPS Rescue e inseriamo 5 come satelliti minimi. Ora possiamo salvare. Se siete inesperti come me, vi consiglio di non modificare questi parametri. Quelli di default pare siano molto buoni. Prima di poter procedere a settare la ricevente, bisogna bindarla con la radio. Accendiamo la radio. Clicchiamo sulle tre lineette. Qui è possibile creare un nuovo modello. Io l'ho già creato, ma farlo è veramente molto semplice. Premete su Page.
Sul nome modello potete inserire quello che volete, basta cliccare e ruotare la rotellina per cambiare la lettera. Premete Exit per confermare. Scorriamo giù fino a Modo. Se non avete Modo D16, dovete aggiornare la radio. Andiamo giù fino a Bind e clicchiamo. La radio emetterà un beep. Ora, con l'ausilio di un cacciavite o una pinzetta, premiamo il pulsante di Bind e contemporaneamente colleghiamo la batteria. Rilasciamo quando il LED rosso della ricevente inizia a lampeggiare. Poi scolleghiamo la batteria e disattiviamo il Bind della radio premendo Exit. Ora ricolleghiamo la batteria. Se la procedura è andata a buon fine, il LED della ricevente deve diventare verde. Ora torniamo su Betaflight. Colleghiamo il drone alla porta USB del PC e installiamo la batteria. Se il drone su Betaflight inizia a ruotare, vuol dire che la mappatura dei canali è sbagliata. Quindi andiamo a selezionare una mappatura diversa fino a quando non smette di ruotare. Proviamo i comandi della radio. Proviamo le leve del gas, dello yaw, del pitch e del roll. Ora andiamo su modalità volo. Prima di fare questo, dovete associare gli interruttori del telecomando alle uscite AUX. Successivamente farò un video su come farlo, comunque è molto semplice. Utilizzo AUX 1 per armare i motori. Seleziono l'interruttore e porto questo selettore sopra il segnale corrispondente. Attiviamo la modalità Angle su AUX 3 e portiamo l'interruttore nella posizione desiderata. Ora portiamo il selettore sopra il segnale. Facciamo la stessa cosa con Horizon. Su AUX 6 attiverò la funzione del GPS Rescue. Su AUX 2 attiverò il beeper tramite gli ESC. Attiviamo la funzione che ci permette di ribaltare il drone se finisce a testa in giù su AUX 5. Ora salviamo. Regolazioni non ci interessa. GPS anche.
Su motori dobbiamo controllare che il senso di rotazione di ogni singolo motore sia quello giusto. Attenzione, vi ricordo che dovete avere sempre i motori privi di eliche perché potrebbe essere molto pericoloso. Colleghiamo la batteria e selezioniamo "Ho compreso i rischi". Controlliamo il senso di rotazione dei motori prendendo come riferimento l'immagine su Betafly. Se uno o più motori ruotano al contrario, dobbiamo invertirli usando il programma BH Heli Suite 32. Scarichiamo ed apriamo il programma. Colleghiamo la batteria al nostro drone. Una volta aperto, selezioniamo la porta COM e connettiamo. Ora clicchiamo su Read Setup. Su Motor Direction possiamo gestire la direzione di uno o più motori. Qui sotto dobbiamo selezionare quale motore far girare al contrario. Per esempio, se il motore 1 gira al contrario, deselezioniamo i motori 2, 3 e 4. Poi clicchiamo su Motor Direction per dargli il reverse. Per salvare il comando, clicchiamo su Write Setup. Io non lo faccio perché ho già configurato le direzioni dei motori. Su questa tab possiamo vedere quali motori sono stati invertiti. Nel mio caso, il 2 e il 4. Ora aggiorniamo il firmware della scheda degli ESC, quindi andiamo sul tab ESC Flash. Su questa colonna possiamo vedere la versione del firmware installato sugli ESC, mentre a destra vediamo l'ultima versione disponibile. Per aggiornare clicchiamo su Flash degli ESC selezionati. Torniamo su Betaflight. Ora impostiamo l'OSD. Abilitiamo tutti i dati che ci interessano. Io abilito altitudine, la barra laterale dell'orizzonte artificiale, il canale della VTX, la freccia per la direzione per tornare a casa, la distanza rispetto al punto di partenza, il mirino, la modalità di volo abilitata, la linea orizzontale dell'orizzonte artificiale, il numero dei satelliti agganciati, la tensione media delle celle, l'utilizzo della batteria, il valore RSSI,
e il voltaggio della batteria. Trasmettitore video non ci interessa. E neanche il resto. Ora salviamo e disconnettiamo. Rimontiamo le eliche, carichiamo le batterie e andiamo a volare. Grazie per aver visto il video, iscrivetevi al canale e lasciate un like se il video vi è piaciuto.